Il gol di Del Vecchio ad inizio partita avrebbe potuto abbattere anche un toro. Figurarsi l'Empoli, matricola dell'A con ben 7 esordienti nel massimo campionato. La squadra di Spalletti invece ha reagito, tenendo il confronto almeno per un tempo sia sul piano tecnico che psicologico. Con Cappellini, per esempio, che chissà quali pensieri avrà rivolto all'arbitro Farina dopo che gli ha fatto ripetere un rigore che lui stesso si era procurato. Ma l'attaccante azzurro ha mantenuto la calma, battendo Conser. Sull'1-1, anzi, la squadra che nutre ambizioni in campionato sembrava l'Empoli. A Zeman i 3 punti vanno bene, benissimo, ma certo la sua Roma, priva di Totti nel primo tempo, non può essergli piaciuta. Penso che Empoli ha fatto meglio di noi nel primo tempo. Ci hanno messo in difficoltà, noi non siamo riusciti a organizzarci meglio, e anche se abbiamo fatto gol subito all'inizio, poi abbiamo subito iniziativa loro. L'Empoli si è rinnovato dopo la promozione in A, ma l'esordiente Spalletti, nonostante la cessione di alcuni giocatori che avevano contribuito al successo azzurro lo scorso anno, ha saputo mantenere la stessa fisionomia alla squadra. Grinta, determinazione, umiltà sono le armi dei toscani per contrastare la forza e la superiorità tecnica delle altre avversarie, come la Roma, questa, vista Firenze, solo più cinica. Ma io sono convinto che l'Empoli ha fatto la sua parte, dove ha creato non pochi problemi alla Roma, e la Roma è stata molto più brava a sfruttare quelle situazioni che gli sono capitate. Dunque, a decidere il confronto in favore dei giallorossi, alcune ingenuità della retroguardia toscana, pagate a caro prezzo. La Roma ha sfruttato sapientemente le fasce laterali, mettendo in condizione Balbo di segnare sui cross di Del Vecchio e Cafu. Il brasiliano è la nota più lieta della compagine capitolina. Le sue poderose progressioni sulla destra hanno messo non poco a disagio la formazione azzurra. Oltre naturalmente all'argentino, già capocannoniere della squadra, a un passo da una storica tripletta in trasferta, se non avesse centrato un palo. Balbo, Battistuta hanno mandato dei messaggi a Passarella. Ma penso che lui sa perfettamente che noi ci teniamo molto alla nazionale, vogliamo far bene in questo campionato per essere tenuti in considerazione per il mondiale, quindi dimostrare, penso che ormai sono 8 anni che sto qua in Italia, avanti 7, quindi abbiamo fatto quasi 200 gol tutti e due, penso che c'è poco da dimostrare ormai.